Buongiorno, parliamo quest'oggi di un aspetto assai rilevante della costituzione legale dell'assemblea condominiale, un aspetto a volte trascurato ma di importanza davvero fondamentale, ossia la convocazione dei singoli condomini all'assemblea stessa. Perché ha questa rilevanza? Perché il procedimento di convocazione è rigorosamente previsto e disciplinato dalla legge e se dovesse verificarsi un difetto rilevante in questo procedimento, l'assemblea e le conseguenti delibere potrebbero essere invalidate ed annullate. Nello specifico e rapidamente, ciò che deve essere assolutamente rispettato è il termine di convocazione di ogni singolo condomino proprietario, che è di 5 giorni prima dell'assemblea stessa, con l'avvertenza che il giorno dell'assemblea non deve essere contato nel relativo conteggio. Sono molto importanti anche le modalità di convocazione perché deve esserci obbligatoriamente traccia legale di questa convocazione e quindi le uniche forme ammesse dalla legge sono la raccomandata postale, la PEC, la posta certificata elettronica, il fax o la consegna a mano della convocazione. Non è assolutamente ammessa la convocazione tramite comunicazione con semplice email, anzi è uno dei motivi più frequenti di possibile invalidità dell'assemblea. Quello che deve essere molto importante è anche la struttura della convocazione, anche in questo caso spesso trascurata, ossia ci deve essere un ordine del giorno molto chiaro, ancorché sintetico, che permetta al condomino di conoscere e documentarsi sugli argomenti spesso rilevanti, perché ricordiamo che l'assemblea ordinaria viene fatta una volta sola nell'arco dell'anno, che riguardano appunto il condominio sul quale dovrà esprimere il proprio parere. Quindi l'ordine del giorno non può essere totalmente generico o addirittura mancare di alcuni degli argomenti che verranno discussi, poiché anche questo può essere motivo di invalidità dell'assemblea. Un'altra novità che è stata introdotta con la recente riforma del 2012 è l'impossibilità di inserire nella cosiddetta voce delle varie ed eventuali delle delibere che con diciamo escamotage di questa voce generica venivano prese e votate in assemblea senza che i condomini prima avessero potuto documentarsi in maniera efficace. Dal 2012 in avanti la voce varia ed eventuali è concessa all'amministratore soltanto nel caso in cui voglia discutere di questioni di ordinaria banale amministrazione senza la necessità di delibere con le maggioranze normativamente previste. Un'altra attenzione che deve essere assolutamente salvaguardata è quella che vuole l'avviso inviato e notificato con le modalità che dicevamo prima a tutti i singoli comproprietari dell'immobile, ancorché fossero 10, anche se poi in assemblea con diritto di voto ovviamente se ne potrà presentare uno solo. Un'ultima attenzione riguarda la frequente presenza di usufruttuari degli immobili in condominio. In questi casi essi devono essere avvisati soltanto nei casi in cui le assemblee discutano di interventi di carattere straordinario.